Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono sempre io, sono tornata finalmente sul libro aperto con una lettura che non vedo l'ora di presentarvi. Eccola qua, avete già visto la cover nei giorni scorsi che vi annunciavo la lettura in corso. L'Amazzone e il Vichingo di Deborah Begali. Spero che riusciate a vedere bene la cover perché vedo un po' il riflesso. Ma non perdiamo tempo, andiamo a leggere la recensione, che spero vi piaccia. Io vi ho conquistate, Amazzoni, pareva dire. Hai il mio regno, non hai me. Tu sei mia, Morrigan dell'abbazia. Io sono il re dei vichinghi e tu la sorella maggiore delle Amazzoni. Kristen segue i precetti della sua stirpe, portando a termine il destino a lui assegnato e di conseguenza per la sua discendenza. Necessita di una donna, perché questo è scritto, che sappia dargli l'erede maschio. D'altronde questa è l'unica possibilità. Il mondo, al cospetto dei vichinghi, esclude la presenza delle donne, ridotte a schiavitù. Non esiste l'amore, quello narrato dagli antenati, evaporato come le volontà degli uomini che in passato sono state annientate al cospetto dell'ammaliante potere femminile. Kristen Morrigan. Un nodo che li legherà per sempre. Due lacci distinti, passione, attrazione, curiosità, negazione, rendevolezza e amore rappresentati dal primo. Il secondo da bugie, segreti, sete di potere, ribellione, inganno e necessità di unione fisica. Due anime intrecciate, un uomo e una donna, che si incontrano solo nel piacere fisico. Ognuno ha il suo fine, ma a rimetterci il cuore è uno solo. Il mondo è vichingo, deve esserlo. Ma i nemici non si arrendono, formando alleanze inaspettate con conseguenze disastrose, ma sotto un altro punto di vista anche romantiche. Potere che fino alla fine non dovete dare per scontato. Il dominio non è mai di uno solo e può essere ribaltato al momento più inaspettato. Ricordate poche cose: vichinghi, amazzoni, una stirpe bugiarda, l'altra vanta sincerità sempre. In ogni caso, fino in fondo, iniziate a tirare le vostre conclusioni. Mi sono approcciata con molta curiosità alla penna di Deborah Begali e con un genere che amo molto, ma soprattutto adoro i vichinghi e se io fossi stata protagonista, fatto il nodo, eletta regina, ciao, felici e contenti. Ma le storie così facili non funzionano e devono attraversare varie peripezie. L'autrice di queste ci nutrirà. Kristen, re dei vichinghi, deve per forza dare l'aspetto di valoroso e integerrimo guerriero. L'uomo che non si fa scalfire da nulla, soprattutto dalle moine di una donnicciola come un'amazzone, viste le tante leggende che riguardano lei e le sorelle, oltre ad essere considerate sanguinarie e prive di scrupoli. Da una parte un mondo fatto di uomini e dall'altra solo donne. Odio reciproco. Come si può immaginare una connivenza dopo l'assoggettamento? Morrigan, sorella maggiore, dopo la dipartita di Bethesda, deve gestire le continue fughe per scampare al potere dei vichinghi. Deve crescere le bambine e addestrarle a diventare guerriere. Ma sulla sua testa pende un'eredità come una spada di Damocle. Gli interessi delle Amazzoni non coincidono con i disegni divini di chi non appartiene alla propria cerchia. Due protagonisti con lo stesso obiettivo: dominare il mondo senza scrupoli, regole. Ma Kristen dimostra una diversa sensibilità, purezza in un corpo superbo, impettito, imperioso, meraviglioso. Il re subirà un percorso interiore di cui è impossibile non innamorarsi, riuscendo a toccargli l'anima in certi momenti grazie all'abilità dell'autrice. La Begali si dimostra ancora più capace presentandoci la sorella maggiore, sotto mille sfaccettature, impossibile da capire quale sia, trasparente e quale insozzata dalla voglia di vendetta, abile nel costruire una donna complessa che deve combattere come il re tra il bene per il suo popolo e quello che domanda il cuore. Antipatia trasmetterà Morrigan, ma sarà necessaria per garantire la lettura del seguito, confidando in un cambiamento radicale, sperando di non dover buttare il Kindle nel fuoco.
Il contorno è assolutamente meraviglioso, costruito con minuzia di particolari, anche grazie a popolazioni tipo nebbia, gli scuri e i grigi. Non vi annoierete cercando di intuire mosse impossibili da azzeccare. Un patto vi impallerà il cervello, che solo alla fine vi verrà svelato. Interessante, fantasioso, avvincente, intenso, con una profonda vena romantica. Cercatela, anche se il cuore di uno dei protagonisti sarà presto rivelatore di quel sentimento che porterete nel vostro fino alla fine e ci resterà. Non so se si possa dimenticare un'idea, un'ossessione, come tu sei diventata per me. Non ho mai conosciuto amore e se questo lo è, continuerò a ripulirmi da esso giorno e notte e pregherò perché gli dèi lo allontanino da me. O forse lo cercherò con veemenza fino a ritrovarlo. Potrei forse conquistare ogni angolo della terra. Posso comandare uomini, muovere eserciti, organizzare ogni regno, ma non posso costringerti a ricambiare la mia smania nei tuoi confronti. Super positivo, non lasciatevi fregare dalle apparenze. Il 4 diventerà 5 quando vedrò l'epilogo che mi aspetto e mi scomparirà l'amaro in bocca. Cercate il traditore e mi capirete. Assolutamente da leggere, perché vedrete che l'amore non conosce differenze, anzi, le sconfigge. È veramente bello. Finirete un po' indispettiti da determinati comportamenti, ma non posso dirvi altro. Quindi quello vi toglierà. No, vorrete subito il seguito e purtroppo non c'è, però spero che arrivi presto. E nello stesso tempo, quello che voi avevate pensato, un grande. No, non posso dire niente. È meraviglioso. E state attenti a tutti i giochi di potere, alle alleanze. Seguite bene, adocchiate i bracciali, controllate, guardate, studiate. Veramente rimarrete incantati da un intreccio, se il genere così fantasy, diciamo, vi piace, insomma. Io adoro i vichinghi, ve l'ho già detto. A parte tutto, vi faccio vedere la cover, l'amazzone e il vichingo, Deborah Begali. Eccola qua. Io vi saluto, vi ricordo che la video recensione la vedrete in fondo alla recensione del blog oppure sul canale YouTube a mio nome, Maika Medici. Vi aspetto anche sul gruppo di A Libro Aperto. Ciao a tutti!